2 ore per votare l'ordine del giorno che prevedeva anche l'approvazione del bilancio di previsione. La maggioranza in Consiglio Comunale a Venezia prosegue dritta, seguendo quella che è stata l'indicazione espressa durante la riunione con il sindaco mercoledì mattina, all'indomani della bufera che si è abbattuta su Ca' Farsetti. E se la prima seduta, mercoledì pomeriggio, è stata ad alta tensione per le proteste animate di 150 persone, per lo più aderenti a movimenti da sempre contrari alle politiche della Giunta Brugnaro, giovedì mattina l'atmosfera era decisamente più tranquilla. I consiglieri dell'opposizione erano presenti in aula dopo l'abbandono di mercoledì pomeriggio, ma hanno ribadito la necessità di avere al più presto un confronto con il sindaco ancora assente, di essere presenti per monitorare l'attività amministrativa. Una nota letta dal loro portavoce ha spiegato come avrebbero voluto che il sindaco si fosse presentato in aula per trattare le vicende giudiziarie che hanno coinvolto anche l'assessore Boraso. Tutte le votazioni si sono svolte celermente, alla fine è stato approvato il bilancio di previsione e la sua immediata applicazione prima che la seduta venisse definitivamente chiusa. Un clima decisamente diverso rispetto alla sessione infuocata del giorno precedente, con ripetuti cori e richiesta di dimissioni. Il discorso che un sindaco possa presentarsi attraverso una dichiarazione scritta e in questa dichiarazione scritta si parla di un consiglio comunale che potrebbe diventare un campo di battaglia quando il consiglio comunale è il luogo della democrazia, ecco, forse un sindaco che si esprime in questo modo deve riflettere meglio. È una questione assolutamente politica, qui stiamo parlando di un sindaco, naturalmente di una amministrazione che è indagata nei vertici politici e amministrativi e che quindi il sindaco deve rispondere di come andrà avanti, perché il tema di fondo è che cosa si farà adesso, che ce lo dica, che ce lo dicano come vogliono continuare. Per noi non è possibile continuare, quindi per noi le dimissioni sono assolutamente improrogabili. Avremmo ritenuto utile un passo indietro o almeno un'indicazione chiara del percorso che parte innanzitutto alla sostituzione dell'assessore che non può più esercitare quel ruolo e anche, se ne è permesso, delle garanzie alla cittadinanza che chiede alla pubblica amministrazione imparzialità e trasparenza. Lasciamo stare i politici, noi politici siamo di parte per definizione, ma ai vertici della macchina comunale in questo momento c'è un direttore generale, il dottor Mauro Ceron, che è indagato. Non possiamo permetterci di avere ai vertici della macchina comunale la minima ombra, il minimo sospetto, perché gli imprenditori e i cittadini che si rivolgono alla macchina comunale devono avere garanzie di parità di trattamento e imparzialità da parte della pubblica amministrazione. Credo che le poche righe che ha scritto siano anche pertinenti, perché tutto sommato comunque è una persona indagata e quindi dovrà valutare assieme ai suoi difensori che linea tenere, cosa dire e cosa non dire. Quindi forse la sua assenza è innanzitutto un diritto di difesa pienissimo sul quale credo che nessuno debba permettersi di giudicare. Secondo è un momento anche di umanità. E dal numero di persone, dalle persone che hanno anche una funzione all'interno del comune. Io sono sconvolta più di lei, però credo che nessuno dei consiglieri possa essere minimamente tacciato di questi fatti orribili. Quindi io oggi sono stata convocata e sono venuta, avevo anche già richiesto il collegamento da remoto, ma ci voglio mettere la faccia perché questo fa parte della mia persona. E quindi gli insulti che sono stati ricevuti da consiglieri completamente estranei ai fatti e anche probabilmente da altri assessori, non ce ne sono tutti ma ce n'erano, prendersi dei ladri piuttosto che dei... insomma, quello che è stato detto non lo voglio neanche ripetere, sia molto spiacevole in un luogo comunque istituzionale.